Piantatela, tanto non me la ricordo. Ma vogliamo finire di leggerla? Molla, falla finita. Altrimenti? Altrimenti dovranno cercare la scatola nera per capire. E attenti! Mia, ridammela! Basta! Smettila di stilare, perché rischia di risvegliare Scripps. Ciao. Hai dormito bene? Oh, Scripps, bello. Cosa hai sognato, se lo puoi dire davanti alle ragazze? Shh, zitti, zitti, che forse si riaddormenta. Speriamo. Vai, aiuto. Vai, vai. Oh, ragazzi, chi ce l'ha l'agenda? Non ce l'ho io. Ridammela. Ma no, dai, me. Ciao. Basta, ragazzi, fatela finita. Datela ad Alexia e non ne parliamo più. Dai. Devi andare di dover inseguire anche Roman per tutta la città. Il vento di Procella vi conduce a noi, Neville Scripps. Pronto, Roman? Guarda se c'è campo, non ho capito una parola. Dicevo, cosa caspita cerchi, Cavaliere della Matita? Sto leggendo copione. Ah, appunto, guarda, siamo in tema. Ti ho chiamato giusto per parlarti di quel progetto che mi riguarda, quella storia. Il tuo grande progetto? Hai fatto benissimo a chiamarmi, mi interessa una cifra. Veramente? Dove sei? Ne parliamo. All'Arena. Sai, quello spazio del comune... Quello per i giovani artisti, sì, attori, musicisti, writers che disegnano sui muri. Pensavo di mettere qui in scena un testo che ho appena finito, sì. Ah, quindi scrivi ancora? Perfetto, perché mi servirebbe una mano per la parte dei dialoghi della mia storia, capito? Guarda, è una storia straordinaria, devo assolutamente parlartene. Guarda, parlaci te, perché quando ingrana la marcia non lo ferma più nessuno. Oh, guarda che è un testo straordinario, eh. Nella migliore tradizione drammaturgica, doppia chiave di lettura, capisci? Che bello! Sì, ma comunque, guarda, io ti stavo dicendo... Puoi credergli, Scripps, è una storia davvero straordinaria, anche se l'ha scritta lui. Sei meglio? Sei te? Dove sei? Qui, con Roman. Ci siamo messi insieme pochi giorni fa. Non ci credo, ma state insieme, non ne sapevo niente. Ma nemmeno io. Ah, ecco perché non volevi che leggessimo questa parte dell'agenda. Bravo, volevi fare un annuncio a sorpresa, testa di teatrante. Pensavamo di dirvelo stasera. Bravo. Dai, non è per questo che si vergogna mio ciccio, vero? Ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, voi continuate a leggere, tanto io lo consumo un po'. Certo, ciccia. Roman è tenerissimo. Pensa che ha scritto una parte anche per me nel suo dramma. Ammetti che muori dalla curiosità di conoscerlo, di' la verità. Come no, guarda, non sto nella pelle. Ma cos'è questo rumore? Estate. Guarda, mi succede fino a quando sono piccolo. Per non resistere alla curiosità mi sfogo contro il frigorifero. Dai, puoi smettere. Proprio perché sei tu, ti racconterò la trama. Sì, ok, ma magari prima io ti volevo parlare. Dunque, c'è un pezzo grosso. Presidente di una multinazionale oppure un uomo politico, insomma non lo so, muore e il suo fantasma va dal figlio e gli rivela di essere stato assassinato. Un fantasma? Capito che storia? Oh, indovina chi l'ha ucciso? Aspetta, lascialo dire a me, suo fratello. Bravo, proprio lui. Beh, ma come hai fatto a capire? Beh, si vede che sei un narratore. Dunque, il figlio decide di vendicarlo. Poi la sua sete di giustizia travolge tutti, così ammazza anche il padre della fidanzata, che nel frattempo impazzisce. Ecco, e la fidanzata sarebbe appunto la parte che Roman ha deciso di far fare a me. Non è delizioso? Come no, guarda. Sono tutto emozionato, tutto freddo. Dunque, alla fine lui combina un macello, fa fuori tutti e si suicida. Finale grandioso, no? Ah, ma lego soprattutto. Roman, non ti sembra di aver copiato qualcosina da qualcuno? No, così, no, assolutamente. Non so nemmeno come ho fatto a scrivere una storia così... L'Amleto! Hai copiato l'Amleto, Roman! Ma no, qualche spunto... Insomma, adesso lo mettiamo in scena. Poi vediamo se qualcuno, insomma, vede qualche similitudine, ma secondo me no. Ma sì, ma infatti può sempre dire che ha deciso di rileggerla in chiave moderna, no? Sì, o che Shakespeare ti ha copiato. Peccato, un autore giovane così promettente. Scripps, promettimi che non parlerai a nessuno di questa telefonata. Non lo so. Vediamo.
Dunque, birra pagata per una settimana? E poi ti aiuto a scrivere la tua storia. Venduto. Allora ascolta, la mia storia è un fumetto. È collegato alla campagna pubblicitaria della mia penna preferita. Però è anche un film, poi c'è un concorso, un sito, un contest nei licei e una paccata di altre cose. Ma tu come lo sai? Mi ha raccontato tutto Siberia. Sai che lei è entusiasta di questa storia? Oh, ma te l'ho detto che siamo insieme, no? Beh, speravo che questo spiacevole equivoco si fosse definitivamente risolto. Chiamalo equivoco, non riusciresti a insabbiarlo neanche con un bulldozer. Tu e il piccolo Will Shakespeare dovresti farvi una chiacchierata, eh? Dai, non prendetelo in giro, potrebbe essere un'idea interessante. Lo pensi di scrivere Macbeth? Dai, non ascoltarli, è tutta invidia la loro. E poi adesso hai me come musa ispiratrice. Pensando a noi, puoi fare di meglio, puoi scrivere, che ne so, Romeo e Giulietta. Qui però manca qualcosa. Stripso, non ti ha chiesto della sua tipa del mistero? Si vede che era troppo intimidito dal genio drammaturgico di Roman per osare. Dai, non fare così, puoi sempre cambiare mestiere, no? O magari anche no, sai, DJ patetici e negati che nel mondo, ne abbiamo già parlato un'altra volta. Cosa? Durante la grande riunione, non vi ricordate? Ah, ecco. Vabbè, allora,